Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi night routine, quindi andremo comunque a struccarci insieme e a detergere la nostra pelle. Vi mostrerò tutti i prodotti che io tendo che vado ad utilizzare ultimamente, vi dirò anche come utilizzarli nel meglio dei modi. Una piccola premessa ci tengo a farla, nel senso che io ho una pelle mista grassa, quindi tutti i prodotti che vi andrò a mostrare sono comunque adatti a questa tipologia di pelle. Quindi se volete valutarne l'acquisto, contenete sempre in considerazione quale tipo di pelle avete voi, che è cosa fondamentale. Io quindi partirei col struccarmi il viso e gli occhi. Per tutto il viso vado ad utilizzare questa acqua qui, micellare, bifasica, di Garnier, che in realtà è sia per il viso che per gli occhi, però devo dire che nonostante io amo tantissimo queste acque micellari, questa nuova versione devo dire che mi fa bruciare gli occhi, quindi non la utilizzo per gli occhi ma la utilizzo solo per il viso. E anche se ho una pelle mista grassa, che quindi comunque va ad occludersi facilmente e ad ungersi facilmente, devo dire che questo prodotto qui, nonostante bifasico, è abbastanza leggero e quindi mi va a struccare bene il viso, me lo idrata ma non me lo unge. Niente, la shakeriamo. È leggermente profumata, quindi magari tutte quelle persone che hanno una pelle molto sensibile o quelle persone a cui non piace avere prodotti con delle profumazioni, non ve la consiglio. Invece se, a differenza di queste persone qui, se quelle persone che comunque vogliono e a cui piace sentire un prodotto, quindi la profumazione di un prodotto, questa qua fa il caso vostro, perché è delicata, strucca bene ed è anche profumata, a differenza appunto delle altre sorelline in gamma che non hanno profumazione. Quindi ci strucchiamo bene bene tutto il viso, la passo anche bene sul collo perché spesso magari fondotinta, cipria, terra la portiamo appunto anche nel collo, e passo a struccare gli occhi con questo qui che è uno struccante sempre bifasico però di puro bio. Ultimamente sto utilizzando questo qui perché ne ho sempre sentito parlare bene, però non l'avevo mai comprato. Puro Bio comunque è un brand che fa prodotti comunque vegani, quindi è un prodotto comunque buono sotto questo punto di vista. Anche lui appunto è bifasico e devo dire che mi sono trovata bene sia per il viso che per gli occhi. Ne metto di questa quantità e appoggio i due dischetti appunto bene sugli occhi e rilascio lì qualche secondino, perché così facendo l'olietto che c'è all'interno va a penetrare bene e va a sciogliere più facilmente il mascara. Poi appunto vado ad effettuare dei piccoli movimenti e poi me lo porto verso il basso, quindi mai verso l'alto ma sempre verso il basso, per far sì di non andare a stressare ulteriormente le nostre ciglia, non andarle a spezzare. Guardate già, quindi come vedete, anche se uno struccante comunque con un buon inci va a struccare abbastanza bene. L'unica cosa dipende è quanto volete spendere, cioè se non ci badate ci sta anche, ma devo dire che non è un prezzo elevato, ma per una persona che si trucca sempre, si va a struccare tutti i giorni come me, è meglio andare su qualcosa che costa un po' di meno, onestamente. Per far sì che la mia detersione è ancora più approfondita, vado ad utilizzare il Foreo, che ormai utilizzo da 3 anni, forse 4, ce l'ho veramente da tantissimo, e questo dispositivo mi ha cambiato la pelle da così a così. Lo vado ad utilizzare con un latte detergente, che di solito non mi piace utilizzare, vedete, vado ad utilizzare comunque delle acque micellari. Quindi il latte detergente è questo qua, della Sien, che anche lui tendo a cambiare spesso. Devo dire che con questo qui, che è del latte detergente d'asina bio, mi ci trovo abbastanza bene. Anche delle proprietà antirughe per la pelle, è abbondo comunque in ogni caso. Bagno il mio Foreo, perché comunque è impermeabile, e inizio a massaggiarlo con movimenti circolari facendo una leggera pressione, quindi non sto a calzarlo forte ma proprio leggera, perché tanto farà tutto da solo, appunto con tutte queste vibrazioni andrà sia a struccare in profondità la pelle che attivare la microcircolazione del sangue, ma cosa più importante è che quando ci andremo a pulire con l'asciugamano la nostra pelle sarà pulitissima, quindi non avremo nessuna traccia di trucco, pulita al 100%. Vado a mettere il tonico, un altro step molto importante che da molte
viene comunque non fatto, perché si tende a pensare che il tonico non serva a niente, mentre in realtà il tonico va a ridare comunque la giusta idratazione alla pelle dopo aver comunque utilizzato l'acqua, che l'acqua comunque, per quanto è una semplice acqua, all'interno c'è del calcare, quindi va ad aggredire comunque la nostra pelle, va a seccarla, mentre il tonico va a ridarci il giusto pH. Io utilizzo alla sera, solamente alla sera, questo tonico di The Ordinary, che è all'interno dell'acido glicolico. Quindi va ad esfoliare la pelle, la rende più luminosa e lo utilizzo solamente la sera, appunto perché utilizzarlo di giorno non fa, nel senso che ci vuole comunque la protezione se lo utilizzate la sera, perché andando ad esfoliare la pelle ovviamente siete più soggetti a scottature e a tutti i raggi UVA e UVB. Quindi utilizzarlo di giorno è impensabile. Stessa cosa andarlo ad utilizzare d'estate è un po'. Cioè, magari una volta, una o due volte a settimana, non tutte le sere come io faccio adesso, ma tra quarantena, tra che comunque non è tempo di mare, io ancora lo utilizzo e mi sta piacendo tantissimo. Ce l'ho da tanto, però ancora come vedete è quasi intero. E sicuramente è un ottimo sostituto a tutte quelle persone che non vogliono comprare il Glow Tonic, che è una confezione piccolina e costa veramente il doppio. Come vedete, la pelle adesso appare comunque più luminosa. Non so se riuscite a percepire, c'è anche un brufoletto. L'unica cosa, appunto, è che se avete dei brufoletti, delle piccole feritine, questo tonico tende un po' a bruciare tutto qua. Passo a mettere questo qui, che è un altro prodotto di The Ordinary, è un siero occhi. Questo prodotto mi sta piacendo tanto, innanzitutto perché comunque mi migliora l'idratazione del contorno occhi. E due, perché comunque all'interno ha della caffeina. Non lo sapete, comunque la caffeina dovrebbe andare a ridurre le occhiaie, quindi ridurre l'alone scuro. Devo dire che se ne faccio un utilizzo costante di questo prodotto, riesco veramente a vedere la zona più schiarita. Nel momento in cui lo interrompo e quindi non lo metto tutte le sere, non, cioè, mi vedo un po' come prima, insomma. Quindi sì. Ha un risultato, però bisogna essere costanti come per tutto. E come vedete, io lo utilizzo da parecchio, siamo arrivati qua perché ne basta una piccola goccia per il contorno occhi, veramente proprio piccolina. E sempre di The Ordinary vado a mettere appunto un siero viso. In questo caso utilizzo questo qui che c'è l'acido ialuronico all'interno. Questo prodotto l'ho quasi mangiato e all'inizio non mi convinceva tanto, invece devo dire che mi sta piacendo. Comunque ne prendo pochissimo, lo friziono nelle mani e poi lo vado sia a picchiettare che a tirarmelo verso l'alto. Stesso discorso che vi facevo nella morning routine. Quindi, per una questione di per andare a distendere la pelle, comunque tirate sempre verso l'alto. Comunque, non mi ci voglio soffermare tanto su questi prodotti di The Ordinary perché penso di farvi un video a parte adesso che li ho provati da tanto tempo. Passo a mettere un contorno occhi. La sera utilizzo un contorno occhi sempre all'acido ialuronico. Quindi lo vado a stendere prima velocemente e poi lo vado a picchiettare. Stendo e picchietto, faccio anche dei movimenti. Ecco, in questo modo qua. Mentre mi si assorbe anche il contorno occhi, vado a mettere un contorno labbra, un balsamo labbra, scusate, che metto sempre. E per la sera prediligo balsami, quelli naturali, che comunque mi vanno ad idratare bene, non abbiamo quell'effetto fintoccio. Poi, ultimamente sto utilizzando per la sera questa crema qui di So Bioetic, dove ho acquistato tutta la linea, e devo dire che mi ci sto trovando veramente bene. Una crema comunque corposa ma leggera e allo stesso tempo idratante con Bonincci. Quindi vado a stenderla in maniera generosa, anche portandomela sul collo. Stessa cosa per la fronte. Devo dire che ormai tutto questo procedimento mi è diventato talmente meccanico che lo faccio veramente meno di 5 minuti la sera da sola. Quindi non mi fate spaventare da tutti questi passaggi che possono sembrare lunghissimi e quindi voi volete andare a letto e ci vuole un'ora. No, non è così.
Quindi io utilizzo questa crema qua oppure l'alterno con questa qua di Kiehl's perché questa mi sta finendo, quindi alterno le due. Quindi arrivato a questo punto la skincare serale è terminata e voi direte che palle tutti questi passaggi? Sono obbligatori? Diciamo ragazze che se volete avere una pelle sana, bella, luminosa, idratata, tutti questi passaggi sono obbligatori anche se avete una pelle mista grassa perché non è vero che solo le pelli secche tendono e hanno bisogno di idratazione. Anzi, a maggior ragione, se avete una pelle mista grassa e non andate comunque ad idratare, a dare la giusta idratazione, vedrete che comunque diventa ancora più grassa. Ed è l'errore che io facevo tanti anni fa, quando ero più piccola, dove utilizzavo comunque delle creme anche poco apposite, quindi quelle creme con la dicitura pelle grassa, che in realtà inizialmente sembrava mi asciugasse la pelle, poi mi andava a fare l'effetto rigetto. Perché è così purtroppo, è una brutta verità, ma purtroppo è così. Quindi adesso tendo a comprare comunque sì dei prodotti leggeri, ma non per forza indicati per pelle grassa, perché comunque ho notato che la mia pelle più la si idrata e meno si unge. E quindi anche questo, oltre al foreo, ha fatto sì che la mia pelle cambiasse da così a così, perché io ero soggetta comunque a tantissimi brufoli. E devo dire che anche non avendo cambiato l'alimentazione, perché mangio sempre un po' come cavolo mi pare, cioè non è che sto a mangiare, cioè non deriva dall'alimentazione, anche se è tutto molto soggettivo, nel senso che dicono che in realtà l'alimentazione influisce poco sul brufolo, però sul mio caso influisce perché dopo un McDonald's comunque un brufolo mi esce sempre. Comunque voglio dire che l'idratazione mi ha veramente cambiato la pelle da così così, provare per credere. Comunque se siete nuovi sul canale, vi va, vi ricordo di iscrivervi, basta cliccare qui sotto e vi consiglio anche di attivare la campanellina. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.